Ciao ragazzi, nel video di oggi parliamo di bonus. Sì, perché il governo ha introdotto il bonus antifurto. Quante volte capita leggendo che ci sono state persone che purtroppo hanno avuto la sventura di tornare a casa nel, diciamo, migliore dei casi e trovarla purtroppo sottosopra perché qualche malintenzionato è entrato e ha svaligiato la casa, piuttosto che trovare magari le porte, le finestre rotte, insomma, subire un'infrazione in casa propria è uno shock che può durare mesi se non anni ed è difficile riprendersi da questo tipo di shock. Si parla di oltre il 60% delle persone che solo dopo aver subito un furto decidono di comprare o comunque installare un sistema di videosorveglianza, di antifurto, insomma, tutto ciò che può tenere, tra virgolette, a bada o comunque cercare di respingere eventuali attacchi verso casa nostra o magari anche l'azienda piuttosto che altre proprietà. Il governo ha introdotto il bonus sicurezza, videosorveglianza. Si tratta di un bonus che riconosce il 50% del valore dell'installazione relativo a telecamere, sistemi di videosorveglianza, antifurti, eccetera, eccetera. Il limite massimo di spesa è 96.000 euro. Il rimborso avviene sotto forma di detrazione dell'IRPEF e si suddivide in 10 quote annuali di pari importo. Secondo una recente proroga è stata rimandata la fine di questo finanziamento entro il 31-12-2024. Si può aderire e essere rimborsati anche se si decide di agire sulle saracinesche, porte blindate, cassaforte, tutto ciò che serve per rendere più sicura la nostra abitazione. Come poter aderire a questa offerta, a questo bonus? Dovete conservare tutta la documentazione che attesta la spesa effettuata e presentare tale documentazione nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi. I pagamenti naturalmente devono essere effettuati tramite dei movimenti tracciabili, vale a dire bancomat, carta di credito, carta di debito, bonifico. Nel bonifico bancario bisogna indicare il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA e il codice fiscale del professionista che ha effettuato il lavoro e tutti i dati fiscali dell'azienda, compresa naturalmente la data di quando è stato fatto il lavoro, il numero della fattura e tutto ciò che va registrato su quella fattura. Naturalmente io eviterei di andare a mio cugino, vi consiglio di rivolgervi a dei professionisti certificati che vi possano dare la sicurezza di fare tutte quante le procedure poi per poter ottenere questo bonus. Ormai i sistemi di videosorveglianza, piuttosto che gli antifurti, ci sono tantissime soluzioni, da quelle più domotiche a quelle invece più basilari, quelle anche meccaniche, quindi ad esempio aggiungere delle inferriate anche in casa, insomma tutto quello che può rendere più sicura la vostra azienda, piuttosto che la vostra impresa o la vostra abitazione. Spero ragazzi che questa informazione possa essere utile a molti e che non vi capiti assolutamente mai di dover affrontare una cosa di questo tipo, ma nel frattempo, se volete, avete un incentivo in più per rendere più sicura la vostra abitazione. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!